Ciao a tutti, sono Alessio Martinelli, mi occupo di formazione e di consulenza e mi diverto un po' a divulgare tutto quello che riguarda il mondo della fibra ottica. In questo breve video faremo una rapida spiegazione e vedremo come è organizzata, come è strutturata la rete di distribuzione, la rete di accesso ottica di FiberCop. Abbiamo già detto che FiberCop è un operatore che costruisce la rete in fibra ottica secondaria. Nonostante sia controllata maggiormente da TIM, FiberCop non va confusa con TIM. Si tratta di fatto di un'altra cosa. FiberCop infatti è controllata in piccola parte anche da Fastweb e con una percentuale un po' più ampia da un fondo di investimento americano, KKR. Telecom è presente sul territorio italiano con centrali in quasi tutti i paesi, mentre Fastweb, così come gli altri vari operatori, è presente sul territorio facendosi ospitare all'interno delle centrali di Telecom in alcune sale che vengono chiamate sale Olo. Nelle centrali sono installati gli apparati che gestiscono il traffico dei dati degli utenti. Questi apparati si interfacciano col mondo esterno con dei cavi che uniscono tra di loro le centrali in una struttura gerarchica, dalle centrali più periferiche fino a quelle principali, e questo vale per TIM, per Fastweb e tutti gli altri. Magari i cavi sono di proprietà di un operatore, ma poi gli altri affittano fibre su questi cavi. E sempre dalla centrale parte appunto la rete di distribuzione, la rete di accesso, quella che si dirama sul territorio cittadino urbano per andare a portare la connettività ai vari utenti. Se alcune cose che dico in questo video non dovessero sembrarvi chiare, nessun problema, cercate nei video pubblicati in precedenza e troverete tutte le spiegazioni. Il passaggio tra il progetto di Flash Fiber e il progetto FiberCop ha introdotto una grande novità anche per quanto riguarda TIM e Fastweb, ovvero l'introduzione degli armadi ripartilinea ottici, gli ARLO. Molto probabilmente i progettisti che hanno ideato l'ARLO hanno un po' preso spunto dal modello introdotto da Open Fiber qualche anno prima con i PFS, ma con gli armadi ripartilinea ottici FiberCop è stato fatto un ulteriore passo in avanti. Se Open Fiber prevede un livello di splittaggio, quindi l'installazione degli splitter 1 a 4 all'interno di una muffola posizionata normalmente in un pozzetto, quindi sottoterra, questa muffola viene chiamata PFP, in FiberCop questo splitter viene eliminato, o meglio viene spostato sulle reti FiberCop. Infatti non avremo più gli splitter installati all'interno delle muffole. Il vantaggio ovviamente consiste nel fatto che accedere a una muffola spesso è complicato, il pozzetto potrebbe non essere accessibile, potrebbe essere coperto di asfalto oppure un'automobile parcheggiata sopra, senza contare quando si riempie di terra, di acqua o di fango. FiberCop quindi utilizza lo stesso livello di splittaggio di Open Fiber, 1x4 e poi successivamente 1x16, ricavando quindi 64 potenziali utenze da una fibra sola del cavo di alimentazione. Ma entrambi gli splitter, sia il primario che i 4 secondari, vengono tutti installati all'interno dell'armadio. Di fatto questi splitter in armadio si possono, con un connettore, semplicemente sganciare per poter misurare verso la centrale oppure per poter eseguire un controllo verso gli utenti. L'ARLO quindi è il punto che separa la rete primaria dalla rete secondaria. Avendo gli splittaggi così concentrati nell'armadio, sarà possibile servire molti utenti con pochissime fibre che arrivano dalla centrale. Infatti dal cavo di distribuzione primario, che nel caso di Telecom è quasi sempre un cavo da 144 fibre, sarà sufficiente portare ad ogni armadio, ad ogni ARLO, solamente 12 fibre. Prendo la calcolatrice per fare il calcolo, 12 fibre moltiplicate per 64 fa 768 se tutte quante le fibre venissero splittate e utilizzate, ma l'armadio di FiberCop gestisce solamente, si fa per dire, 384 utenti. Perché? L'armadio ripartilinea rame tradizionale, perlomeno quelli più diffusi, servono 400 utenti e, dato che FiberCop posiziona l'armadio fibra
in prossimità dell'armadio rame con l'intenzione di ricopiare, ricalcare i tracciati dei cavi in rame e affiancarli con un cavo in fibra, gestirà più o meno lo stesso numero di utenti, quei 16 di differenza praticamente non si notano, considerando che un armadio rame difficilmente verrà utilizzato tutto, ma alcune decine a volte vanno a servire solo un paio di utenti. Queste 384 fibre, anche questa è una grande novità, sono organizzate in 96 quartine. Dall'armadio ripartilinea quindi avremo una rete secondaria che si dirama con una forma, un'architettura ad albero dall'armadio verso gli edifici dove sono poi installate le scatole di terminazione, i PTE, i punti di terminazione di edificio. E se ci fate caso è lo stesso nome con cui anche Open Fiber chiama le sue scatole di terminazione. Le fibre di questa rete però sono organizzate appunto a quartine. Ciò significa che in un PTE non verrà mai terminata una sola fibra o due fibre, ma ne verranno sempre terminate 4, 8, 12, 16 e così via, a seconda di quanti utenti vanno serviti in quell'edificio. Questo un po' ricalca la progettazione della vecchia rete rame, dove le coppie venivano terminate nelle varie chiostrine sempre 10 alla volta. Se in un palazzo erano presenti 8 appartamenti, comunque di coppie di rame ne arrivavano 10. Oggi, seguendo un particolare criterio di dimensionamento della rete, per n utenti di un edificio verranno portate n quartine, quindi sempre un numero multiplo di 4. Di fatto il vantaggio di FiberCop è che la realizzazione della rete primaria è molto semplice: con un solo cavo da 144 fibre si possono servire 12 fibre alla volta, poi si possono successivamente fare degli ampliamenti più armadi. La manutenzione è semplice perché gli splitter sono installati negli armadi, quindi non abbiamo bisogno di accedere ai pozzetti, e portando di volta in volta 4, 8, 12 fibre e così via in ogni PTE, anche la rete è molto più ordinata. La progettazione è abbastanza lineare, segue delle regole abbastanza simili in tutto il territorio. Dai vari PTE fino ai nostri appartamenti parte il cablaggio verticale, quello cioè che porta le fibre dalle cantine o dalle facciate dei palazzi all'interno delle nostre case fino alla borchia ottica. In questo caso avremo cavetti monofibra oppure multifibra, ma vi rimando al video che parla di questo. Ovviamente questo è solamente un video introduttivo per dare una panoramica generale di quello che è la rete FiberCop. Chiaramente ricordiamo che le norme tecniche di questi operatori sono dei documenti che non si possono divulgare, quindi non possiamo raccontare nel dettaglio tutto quello che è contenuto in questi documenti, ma per questo vi rimando agli appositi corsi di formazione, dove oltre a analizzare come è fatta nel dettaglio la rete, si può imparare a cablare anche ogni singolo elemento. Spero di avervi incuriositi, che questo video vi sia piaciuto. Io sono Alessio Martinelli, per maggiori informazioni il mio sito alessiomartinelli.it e per i corsi di formazione vi rimando a fiberspecialist.it. Grazie e alla prossima!